Vieni, ben trovati, CCC di agosto. Allora, cosa vi consiglio? Ho messo due libri. Il primo, più che altro, una preghiera, cioè non farvi scappare la possibilità di leggere e scoprire questo autore. Paolo Di Paolo, Mandami tanta vita, edizione Feltrinelli. Se volete farvi regalare un libro, se un amico ve lo può prestare, se lo trovate in libreria, se lo trovate a un buon prezzo, costa a prezzo pieno 13 euro, quindi scontato, eccetera. Di seconda mano usato, compratelo perché è un libro bellissimo. È arrivato terzo classificato al Premio Strega di quest'anno, tra l'altro tra i finalisti è il mio preferito. Vi è un personaggio storico, vi è anche la documentazione fatta dall'autore per narrare le vicende di questo personaggio storico, più viene rivisitato in una certa chiave. E lo stile e l'impianto narrativo sono spettacolari. Un autore splendido, giovane autore neanche, no, già 30 anni, comunque insomma, giovanissimo, non è la sua prima edizione e quindi promette molto molto bene da tenere sotto occhio. L'altro libro che, visto il periodo estivo, abbiamo bisogno di letture un pochino più frivole, meno impegnative, è il secondo seguito, il secondo libro del romanzo Via Chanel numero 5, che ha venduto moltissimo, che è piaciuto tantissimo, dal quale è stata tratta anche una pellicola cinematografica, mi sembra l'anno scorso, 2 anni fa, di Daniela Farnese. Il seguito è I Love Chanel. Io l'ho letto e mi era piaciuto tanto in ebook. Quando la Newton & Compton ci ha dato la lista dei libri da scegliere, io ho scelto questo perché ero molto curiosa di vedere se il seguito sarebbe stato all'altezza del primo. Di solito è molto difficile scriverlo per lo scrittore, ma è anche molto difficile appagare il lettore, perché se il primo è tanto bello, il secondo deve essere comunque all'altezza. L'ho letto in 2 sere, mi è spiaciuto non poterlo continuare la prima sera, ma era proprio molto tardi. Si legge in un soffio, uno stile fantastico, e spero che questa Daniela Farnese, molto dotata, scriva anche di altro perché ha tutti i requisiti per poterlo fare. Questa edizione, a parte tra refusi e diciamo così due piccolissime licenze verbali perdonabili, è assolutamente perfetto. Non c'è una ripetizione, non c'è un'incongruenza nell'impianto narrativo, è sorprendente con colpi di scena. I personaggi, soprattutto femminili, sono ben delineati, la vicenda ti cattura e ti appassiona. Insomma, consigliatissimo. Questa Rebecca, per chi conosce il primo libro, passa da Milano finalmente a Parigi. Ricordiamo che Coco Chanel è la sua eroina e un po' è il filo rosso conduttore di tutta la vicenda, e si trasferisce a casa del suo Etienne e chissà se riuscirà a realizzare il suo sogno d'amore, ma il testo invece che vi critico è un'uscita futura, cioè sarà in libreria, come scritto da questo bollino, a settembre. Mi è stato inviato dalla casa editrice Il Corbaccio, questione di dettagli, di questi due autori americani, Miller e Stentz, credo che si pronunciano così. Parla di un ragazzino con problemi neurologici, quindi la cui sindrome neurologica lo porta ad avere delle difficoltà relazionali. Il suo migliore amico è un block notice classico americano, fatto coi buchi e con le righe, sul quale annota diversi appunti, che ha anche un preciso scopo in tutta la vicenda. Ne parleremo. Cosa critico? È la scelta proprio di pubblicare in questo modo, cioè con questo sfondo grigio molto scuro, con questa riga che si va a confondere col carattere simil corsivo. Io ho fatto molta, molta fatica a leggere queste parti del blocco riportate. Come vedete, c'è, vabbè, la vicenda narrata, eccetera, e poi ci sono parti del blocco con i vari appunti di questo ragazzo. Io non so se la versione definitiva avrà, diciamo così, le stesse caratteristiche, spero che migliori un po', perché nella lettura queste parti sono veramente, almeno a mio giudizio, molto difficili. Cosa cestino? Boh, a malincuore, con grande sorpresa, questo libro che ho richiesto io alla casa editrice, Einaudi, Rossella Milone, poche parole, moltissime cose. Un esordiente. La tematica mi era molto piaciuta quando ho letto alcuni riferimenti di questo libro. C'è una coppia in là con gli anni, che sono vedovi, quindi hanno già dei figli da precedenti relazioni. Si innamorano, si mettono insieme e poi fanno una sorta di fuga d'amore. E questa fuga, della quale non dicono niente a nessuno, crea degli scompigli negli equilibri delle famiglie
avute appunto dalle relazioni precedenti. L'obiettivo sarebbe stato molto buono, non è stato completamente raggiunto secondo me. L'impianto narrativo è complesso perché non è immediato, molti personaggi, molte vicende che vengono narrate su più piani temporali, quindi alcuni in passato, alcuni in presente, poi viene ripreso eccetera, ma tutto non è di per sé motivo di, come dire, negativo se fosse stato scritto bene. Ma io non so se l'editing è stato fatto di questo testo, se è stato fatto, credo che la persona che l'ha fatto fosse leggermente obnubilato da qualche sostanza, perché c'è un periodare spesso e volentieri lunghissimo e scorretto. L'uso della punteggiatura è abominevole. Ci sono dei verbi che fanno rabbrividire, quindi è scritto davvero alla fine molto molto male, non è per niente fluido. Poi con queste difficoltà, io non mi nascondo che l'ho preso in mano dalle 6 alle 10 volte con grande fatica, l'ho concluso giusto per atto di volontà, però alla fine lo cestino assolutamente, magari con una buona revisione, non soltanto dell'editing ma rivisto anche in alcune sue parti, potrebbe diventare, diciamo così, dignitoso. Costa 17 euro e da Einaudi mi aspettavo un prodotto decisamente migliore, è veramente una schifezza. Bene, baci alla mentuccia e